A proposito di suffragio delle anime purganti, quindi dei nostri defunti, vi è un classico della spiritualità che dovremmo un po' tutti riscoprire e leggere. Molte volte ci rifugiamo dietro il fatto che certe cose sono antiche, sorpassate, ma ricordiamoci che anche nel passato, anche in quel che noi consideriamo sorpassato, non adatto ai tempi, ci sono sempre delle verità. Certamente il linguaggio può essere un po' superato perché è stato scritto in un certo contesto storico, è un po' come le lettere di Padre Pio, hanno un linguaggio diverso da quello di oggi. Ma dicevo, questo classico della spiritualità, che è l'imitazione di Cristo, raccomanda più di una volta di pregare per i defunti, offrire sante messe per le anime purganti, ma soprattutto di fare opere di bene quando noi siamo viventi. Mi verrebbe da dire qualcosa che potrebbe certamente urtare la sensibilità di qualcuno, e ne chiedo scusa in maniera preventiva. Quando una persona cara ci lascia, guardate, facciamo meno fiori. Anzi, secondo me, se non si fanno è meglio. Ma offriamo e facciamo più opere di bene. Di recente ho partecipato a un funerale di un mio amico sacerdote. Bene, lui nel suo testamento ha rifiutato e ha detto di non volere alcun fiore, ma di fare adozioni per i bambini di un paese africano. Ecco, questo è un modo di suffragare in maniera concreta e incisiva le nostre anime del purgatorio, facendo delle opere di bene finché siamo in vita. Perché finché siamo in vita noi possiamo fare qualcosa per loro. E loro possono fare qualcosa per noi. Tutti amiamo i genitori, gli amici, i fratelli che abbiamo, che ci hanno lasciato. Bene, le vogliamo far vivere nella nostra fede appunto attraverso la preghiera e la carità. E c'è anche il perdono. Un altro esempio. Se muoiono dei genitori e tra fratelli e sorelle, quindi tra i figli di questi genitori, vi è acredine, vi è divisione, bene, noi non suffraghiamo queste anime purganti. Quei genitori soffrono. Allora il modo migliore per poter suffragare queste anime è appunto, per esempio, in questo caso, quello di rappacificarsi tra fratelli e sorelle, di perdonarsi, di riconciliarsi e quindi in un certo senso di offrire il proprio perdono purificando il proprio orgoglio. Questo è un modo concreto, insieme alla preghiera, insieme alle celebrazioni delle sante messe, di suffragare le nostre anime del purgatorio. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!